Come guarire dalla depressione? Innanzitutto definiamo, o meglio definisco subito, cosa è la depressione. La depressione per molti non è una malattia, ma purtroppo, lasciatemelo dire, è una malattia in piena regola. È una malattia ovviamente della testa, è una malattia ovviamente del cervello, del sistema nervoso. Una malattia che consiste nel non voler più vivere, nel volersi trincerare, diciamo, in un velo di tristezza, in un velo di malinconia che ogni giorno, sempre di più, accresce in modo esponenziale. Questa malinconia, questa tristezza viene ingenerata in una persona non si sa per quale motivo. Probabilmente perché si è insoddisfatti della propria esistenza, probabilmente perché si è insoddisfatti della propria vita, probabilmente perché si vorrebbe avere tanti soldi, probabilmente perché ci si è lasciati con una ragazza o con un ragazzo o con un uomo o con una donna, probabilmente perché finisce un matrimonio. Insomma, le motivazioni sono le più disparate del mondo. Per guarire dalla depressione è molto semplice: pensare in positivo, pensare in positivo, non essere mai pessimisti, sapere, ripeto, sapere che ci sono nella vita di ogni essere umano cose belle e cose brutte e cose belle. Sapere questo per guarire. Quindi se c'è una cosa che accade ed è brutta ed è triste, sì, è vero, mi è capitata una cosa triste, oddio mio, cazzo, però sapere che dall'altra parte c'è una cosa bella. Quindi dire, non pensare solamente alla cosa brutta, non concentratevi, cari depressi o depresse, a pensare solo alla cosa brutta. Abbiate l'accortezza di pensare anche e soprattutto alla cosa bella. E alle cose belle che potranno accadervi. Questo è il primo passo. Un altro punto su cui occorre dibattere per guarire dalla depressione è pensare in positivo, vi ho detto anche poc'anzi, ma avere tanti interessi, avere tantissimi hobby: scrivere, uscire, cruciverba, videogiochi, musica, palestra, cinema, tennis, sport, uscite, passeggiate, nuoto. Fate più attività possibili, conoscenze in chat, frequentazioni con uomini e donne, con ragazzi e ragazze, uscite nei centri anziani per parlare con gli altri, parlare con chiunque. Fate più attività e più hobby possibili, perché se rimanete con un solo hobby, ecco che è la fine, perché vi concentrate solo su quell'hobby, solo su quell'interesse e non ne uscite vivi. Quindi fate come vi ho detto poc'anzi. Guarite la pressione quindi per prima di tutto, due metodi do per guarire. Prima di tutto, pensare alle cose belle e alle cose brutte. Ci sono cose brutte, è vero. Non soffermatevi solo a pensare alle cose brutte. Pensate soprattutto e solo alle cose belle di questa vita, sapendo che però dall'altra parte potranno accorrervi delle cose brutte. Accettatele però, non toglietevi la vita, perché la vita alla fine è un dono, per così dire, e soprattutto pensate a quelle persone che si trovano in un letto d'ospedale, sono malati terminali, non si possono muovere, vorrebbero praticare addirittura l'eutanasia e a volte non vengono esauditi nei loro desideri. Pensate anche a queste persone qua che purtroppo non si possono muovere, sono relegate in un letto d'ospedale e vivono però nonostante tutta la vita. E voi che avete tutto, voi che dovete avere tutto, vi piangete addosso e siete depressi, punto interrogativo, no, non va bene. Dovete andare avanti, farvi forza, avere fiducia in voi stessi, voi siete al centro del mondo, voi siete tutto e soprattutto non concentrate sulle cose brutte, sulle cose belle, sì. E poi avete tanti interessi, cruciverba, musica, televisione, sport, cinema, tennis, ping pong, nuoto, insomma, qualsiasi interesse è buono per uscire dal circolo della depressione. Bene. Il video termina qua, un saluto, a presto e grazie.